Cos'è che dovevamo fare? Andrea, oggi siamo appena reduci tu da una vittoria e io da un lungo. Comunque oggi è arrivato un pacco, in realtà è arrivato da qualche giorno, che secondo me ti piacerà molto. Stai attento perché io comunque te lo tiro, ma tu stai bene? Ciao Max, ciao a tutti. Dopo i 30 km non è che stia così tanto bene. ma intanto sai che ci portano i saluti a Monza, tante persone mi hanno salutato chiedendo anche di te, e questa cosa qua fa riderissimo. Vi ringrazio per la fiducia che ci date e sono anche contento per l'aiuto che vi diamo. Questa scarpa è assolutamente fantastica, l'aspettiamo da parecchi mesi, potrebbe essere o Ralph Lauren oppure Campari, cosa dici? Se è Campari è meglio che tu non lo lanci. Dai, io te lo lancio, vai, vai. Sei un disastro. Pensa se fosse stato Campari questo. Vai, procedi con l'apertura. E guarda cosa mi hai dato oggi. Ho messo la telecamera in modalità più, tra virgolette, cremosa per mostrare in realtà soltanto la tua bellissima faccia. Dopo dobbiamo girarlo alle ragazze del canale, che così magari trovo moglie. Anche perché sono praticamente tutti uomini quelli che ci fanno i complimenti dei video, mannaggia. No, solamente il 96.3%. Detto niente, detto. l'altro 3.7 che non trovo in giro. No, ma io mi rifiuto a fare questa roba qua. Comunque la scarpa, una è nera, è la tua, e l'altra invece è molto bella, è la mia. Forse ho anche già capito l'altro colore. Cioè, ma guarda cosa mi tocca fare. Purtroppo oggi non potremo utilizzarla per correre perché comunque non ce la facciamo, siamo vecchi. Io sono più vecchio di te sicuramente. Cioè, ma... sta diventando una roba lunghissima e tediosa. Tac, una. No. Hai la fortuna che oramai conosci già il marchio, però mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Tieni conto che comunque in giardino ti faccio correre. Togli. Non sono brillantissimo, te l'ho detto, ho fatto 30 km, controllo dell'antidoping anche stavolta. Wow. Mizegan, cambiato la gomma. Orca Eva, è la Spectre. È la Spectre, vabbè, ma lo sapevi già e quindi poi... No, sai perché? Guarda, e poi guarda qua quanta gomma, dimmi che non è il mio colore questo. Non lo so, non le ho aperte. È il mio colore. Sto sentendo la schiuma che è molto più morbida del solito, forse perché ce n'è di più. Ma anche il battistrada sembra carino. Ascolta un secondo, provatela e poi mi dici... se secondo te è stesso numero oppure mezzo numero in più o in meno. Ma potresti utilizzarla per correre i lunghi? Stesso numero o mezzo numero in più? No, direi stesso numero, direi ottima mescola, direi impostazione di corsa di avampiede, direi tanta schiuma che in casa Topo è la prima volta che ne vediamo così tanta. Direi un salto verso il futuro, credo, perché... Allora Andrea, la corsetta in giardino ha creato più dubbi che soluzioni per il fatto che comunque questa scarpa secondo me è eccezionale, ma ci siamo un po' dibattuti sul discorso delle specifiche. Cosa ne pensi di primo acchito? Facciamo che ci studiamo sopra un attimino e poi diciamo, a sensazioni la mescola è sicuramente molto più morbida del solito. Devo dire che sono stracomode. Quell'impressione che mi ha dato di essere una scarpa da lento è proprio per quello, mescola morbida. Comunque mi sembra strareattiva e coccolosa. Mi dà l'idea di essere un'ottima scarpa per fare i lenti. È ovvio che lì sarebbe un po' sprecata. Diciamo che è una scarpa un po' più per lavori veloci, forse è un'ottima scarpa all around protettiva. Ecco, un all around protettiva secondo me questa. Qua comunque c'è scritto Pebax Powered Core. Cosa significa dal tuo punto di vista questa scarpa è più reattiva o più protettiva?
se ti dicessi che riesci ad essere sia protettiva che reattiva, la mescola è sicuramente reattiva e mi sembra anche bella protettiva. Conta che Casa Topo le facevano alte la metà forse, quindi hanno cambiato proprio completamente la tipologia, e anche 5 mm non sono banali in fatto di protezione. Guarda anche il tallone, la conchiglia qua è sicuramente morbida ma molto più consistente di qualche altro modello, quindi ti direi che la scarpa è comunque molto protettiva, guarda quanta schiuma, è molto stabile, quindi anche lì la protezione sale, morbida, e quindi ti direi che la protezione è super. La reattività è data secondo me dalla conformazione della scarpa, che ti fa praticamente correre di avampiede sempre comunque, o hai comunque una buona transizione se attacchi di tallone, e la schiuma è comunque di quelle reattive che abbiamo già provato su altri modelli di altre marche, quindi faccio fatica a dirti se è più reattiva o più protettiva, secondo me tutte e due è bene. Una delle domande che ci chiederanno sicuramente, quindi la affronto già adesso, è la piastra. Stiamo parlando di una piastra in Pebax che però è indicata come essere una piastra con una schiuma, quindi è abbastanza strano e secondo me sarebbe interessante vederci correre magari facendo un allenamento, un medio, qualcosa di simile, per capire se effettivamente questa scarpa ti permetta una propulsione in avanti significativa. Io proporrei invece, se te sei d'accordo, di aprire a metà, siccome ci hanno mandato due modelli, di aprire il tuo a metà e di guardare com'è fatta dentro, no? Forse è meglio, che così si vede subito la piastra. Sono d'accordo con te, però aspetterei farmela utilizzare per almeno 200 o se non 500 chilometri e poi magari lo facciamo a fine vita della scarpa. Invece cosa ne pensi dello spazio nell'avampiede e come l'hai vista, secondo te stesso numero oppure mezzo numero in più? Mi hai fatto una domanda trabocchetto, perché le ho provate tutte e due ai piedi, sia la tua misura che la mia misura, e mi sembrano praticamente identiche, forse un pochino più larghe, non lunghe, più larghe le mie, quindi lo stesso numero. Mi sembravano addirittura più stabili invece il mezzo numero più piccolo, nel senso il piede era più fasciato, mi sembrava più fermo dentro la scarpa. Invece a livello di battistrada anche questo è cambiato rispetto agli altri modelli, chiaramente non, per fortuna non piove, però cosa ne pensi e che sensazione ti ha dato il cambio di direzione in giardino? Mi riservo perché è molto particolare, sembra molto liscio, ha qualche scanalatura che dovrebbe funzicare da presa sul terreno, secondo me su pista bianca, su asfalto invece non dovrebbero avere assolutissimamente problemi. Mi riservo di provare la particolarità delle strisce pedonali, linee di mezzadria e porfido bagnati, però per il resto secondo me su asfalto devono tenere bene. Invece a livello di stabilità la scarpa, che di solito era molto più bassa, in questo caso invece parliamo di 35 mm, 30 mm, drop 5, come l'hai vista, secondo te è comunque una scarpa stabile oppure la consiglieresti soltanto a podisti amatori neutri? Stavo guardando, avevo tolto la soletta, stavo guardando dentro. No, ecco, infatti era quel discorso che ti facevo prima. La scarpa è alta, quindi perde un po' di stabilità rispetto alle altre di Casa Topo. Però comunque, anche non avendo l'inserto, ha un'ottima stabilità rispetto ad altre scarpe alte uguali, perché comunque ha una grande impronta sul terreno, quindi è comunque stabile. Invece Andrea, l'ultima domanda prima di lasciartela per effettuare dei test in pista, secondo te questa scarpa a chi è adatta e a chi la consiglieresti? Fatto una bella domanda, secondo me è una scarpa, se devo fare dei lenti svelti, un po' per tutte le tipologie di atleti, quindi lenti medi, veloci, pesanti, pesantini e leggeri. Per fare i lavori secondo me anche qua va bene per tutti, diciamo che è una scarpa, ripeto, all around veloce per tutti, perché è tanta mescola, alta e comunque stabile, protettiva, quindi si presta a più allenamenti diversi e a
a diverse velocità e pesi degli atleti. Secondo me è proprio fatta bene. Devo capire fino a che velocità si riesce a spingere senza problemi. Va secondo me in quel segmento che ultimamente ci stiamo un po' perdendo delle scarpe, le vecchie A2, diciamo. Ce ne sono poche, qualcuno mi ha chiesto di consigliare qualcosa e fai fatica perché o c'è la scarpa in carbonio, se no sotto devi andare con una scarpa da lento, la scarpa di mezzo, boh, si sta un po' perdendo. La utilizzeresti anche in una maratona, non tu che sei comunque super competitivo, ma un podista che corre, diciamo, la maratona in 3:15, 3:30 e di conseguenza vuole una protezione ma al tempo stesso anche una propulsione, la consiglieresti a queste persone? Assolutamente sì, devo capire il drop 5 se affatica il polpaccio dopo x chilometri, però te l'ho detto, una scarpa secondo me che va benissimo per tutto, per gli atleti un pochino più lenti secondo me gare, allenamenti top. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, fammi sapere cosa ne pensi e poi dopo averla utilizzata almeno per 100 km, sicuramente faremo la recensione completa, anche se non dovesse arrivare a 5.000 views. Di solito lo prometti, bravo. No, questa scarpa qua merita tanto, Casa Topo ci piace, l'impostazione di corsa che ho io mi favorisce questa passione per Topo, questa scarpa molto particolare che esce dai loro canoni. Vale la pena provarla tanto, spesso, e mi sa che sarà una tra le mie preferite. La prossima volta chiederemo a Topo di mandare a me la scarpa nera e a te quella arancione. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, alla prossima!